Bentornati amici del canale ed eccoci nuovamente qui con una rasatura insieme giovedì, e quest'oggi andremo a provare dei prodotti che mi sono stati prestati stamattina stessa dal mio caro amico Davide. Diciamo che gli ho un po' rotto le palle per farmeli prestare, però alla fine ha ceduto e non ci sono stati grossi problemi, anzi tutt'altro. Infatti, da, grazie di cuore, lo sai che ti voglio bene. Tra l'altro la cosa particolare è che uno di questi prodotti gliel'avevo regalato io per il compleanno e di conseguenza mi sembrava quasi brutto chiederglielo, però sai che c'è, alla fine voi siete curiosi di vedere sempre prodotti nuovi e quindi perché non mostrarveli? Quindi ho preso la palla al balzo e appunto mi sono fatto dare queste cose. Ovviamente non è che vi faccio vedere tutto oggi, le vedrete nei prossimi video. Quindi andiamo con ordine e vediamo quello che utilizzerò. Come per barba, Pro Raso rosso, aroma sandalo, barba molto cremoso, morbidissimo, e ne ho usato anche poco se proprio andiamo a vedere. Adesso arriva il prodotto, quello un po' più particolare, crema da barba Mondial al sandalo, formato quello da 75 ml, e appunto questa gliel'avevo regalata per il compleanno, perché comunque so che è una cosa un po' più differente rispetto ai classici prodotti che siamo abituati a vedere. Allora, fragranza molto leggera, particolare direi, diciamo che non è che conosco benissimo le note del sandalo, però devo dire che la metterei nelle fragranze calde. Non vedo l'ora di provare come si monta per capire le sue proprietà meccaniche. Intanto che cosa facciamo? Ci mettiamo un filino d'acqua calda dentro, così la andiamo ad ammorbidire. Sì, pare che certe volte c'ho il naso un po' tappato ed è la verità, perché sti giorni ho preso un po' troppa aria per i costi mia. E se fa sentire pure qualche dolorina alla schiena. Vabbè, dettagli. Procedendo, mi ha prestato un'altra cosa. Questa però non gliel'avevo regalata io, Questo se l'era comprato lui. Denim Raw Passion. E lo potete vedere da qua dietro. Eccolo qua. Raw Passion è che, se non ricordo male, appunto è al sandalo. Quindi ci dovrebbe andare alla perfezione con la Mondial. Come rasoio, Edwin Jagger DE86BL. Ovviamente Closed Comb. Su cui andrò a montare una lama Concord, l'avete vista nel video dello speciale dei 1000 iscritti, per questo ringrazio Giancarlo. Lì non l'ho potuta provare benissimo, anche perché ok, l'avevo messa sul Fatip, la barba era abbastanza lunga, quindi qualche magari impuntamento ci poteva anche stare. Poi sai, preso un po' dall'ansia perché registra all'aperto tra 1000 sguardi indiscreti non è il massimo. Quindi con calma oggi le proveremo su un closed comb. Di sicurezza io mi sono portato i cerini emostatici del caro Cataldo. E direi che il viso l'ho sciacquato prima, quindi possiamo applicare subito il nostro pre-barba Pro Raso rosso. Questa è la lunghezza della barba. L'ho fatta lunedì, così mettiamo le cose in chiaro. Come vedete da queste immagini, la consistenza è molto morbida, è il più morbido tra i Pro Raso. Intanto maglietta bianca, che penso che ridurrò una schifezza a fine video, però vabbè ci sta, perché ma chi se ne frega, no? Se lavano, qual è il problema? Intanto mi sono sciacquato le mani, asciugamo al volo. Tanto l'asciugamano mi dimentico sempre di portarmelo qua, a parte che non saprei manco tu agganciarlo, ma vabbè. Quindi, pre-barba messo, molto veloce, che cosa facciamo? Non vi ho fatto vedere il pennello prima, mi era venuto il dubbio che qualcosa mi fossi dimenticato. Comunque, sta qui in ammollo ed è il maiale Zenith, mi sembra che sia lo Zenith B06, se non vado errato. Comunque l'avete visto parecchie volte. Intanto, 1, 2... forse tre? Sì. Tre peli se ne sono andati, sono passati a vita migliore, a parte che sono passati a vita migliore da un pezzo già da quando sono stati montati su sto nodo. Pennello che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Strizziamolo leggermente, tanto si è fatto il suo quarto d'ora da mollo. Ciotola tattica dei cereali, perché questa c'è e questa si usa per i ciuffi grossi. E infatti sarà un po' un problema prelevare, perché rendetevi conto, praticamente il ciuffo c'entra a malapena. Sgocciolo qualche goccina d'acqua che era rimasta all'interno della ciotolina dentro alla ciotola di montaggio, tanto per non sprecare nulla, e tenendo il ciuffo andiamo a prelevare. Tocca prelevare un po' all'italiana, in quanto
non c'è grande range di movimento. La noto che schiuma molto molto velocemente. Intanto vedi, la schiuma se ne va a naspasso perché ovviamente ciotola piccola, ciuffo grosso non è l'accoppiata migliore. Cerchiamo di prelevarne un altro pochino questa parte qua. Prelevata, intanto raccogliamo questa qui che stava uscendo, perché comunque sempre di schiuma si tratta, e la andiamo a piazzare sul pennello. Intanto un altro velo, ammazza, questa è la famuta, questa è in cane. E mi devo risciacquare le mano, butto qualche goccina d'acqua dentro la ciotola di montaggio, non lo vedete ma lo sto facendo, e direi che possiamo cominciare e vediamo come risponde subito sta Mondial. Direi molto bene. Allora, premetto che non ho mai provato prodotti Mondial, a livello di creme, aftershave, cose così. C'ho il pennello in tasso, il Pure Badger, che però vabbè, quello ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Vabbè, intanto qua io ragazzi monto, e però sta a fare una bella schiuma, eh? Un po' secca a dire la verità, quindi acqua. E continuo, e noi ci rivediamo tra pochissimo. Dopo un minutino scarso di montaggio e tre aggiunte d'acqua, questo è il risultato. Cerco di prenderla tutta perché il ciuffo lo permette, e comunque vedete ne è rimasta anche un po' in ciotola. Ha fatto una bella schiuma, non troppo spumosa, sapete a me la schiuma spumosa non fa impazzire. La fragranza si sta sprigionando ed è molto buona. Poi ripeto, comunque non conosco alla perfezione quali sono le note del sandalo. La giornata del pelo staccato. Che cosa andiamo a fare adesso? Il prebarba praticamente, come vedete, si è quasi assorbito. Comunque damogli una smanacciata, almeno è più carino a vedesse. E cominciamo la nostra applicazione in viso. Sto Zenith oramai lo conoscete. Ciuffo morbidissimo e grandissimo. E meno male che ho preso quello normale, perché c'è anche la versione lunga che sono circa 2 cm in più. Allora, da queste prime fasi mi viene da pensare che non è un prodotto, parlo della Mondial, che faccia uno schiumone esagerato, perché vedete ne viene uno strato molto sottile in viso, che però secondo me va bene lo stesso. A posto, applicata, e il pennello ha suonato dentro la ciotola, e nel mentre che montiamo la lametta dentro al nostro Edwin Jagger, la lasciamo riposare in viso, perché tanto penso che un minutino passerà. Quindi svidiamo, Edwin Jagger sempre dei pezzi, è sempre lui, però io le cose ve le ricordo. Lama Concord, attenzione sempre quando le tirate fuori. Prendetela dai bordi, perché ci sono le alette che ovviamente non sono affilate, e la posizionate nella testa, in questa maniera. Barra di sicurezza, e poi avvitate, non avvitate come maciste, perché spaccate il filetto, dopodiché buttate il rasoio. Quindi lama messa, schiuma che comunque, vedete, in fin dei conti, ci sta. Non si è andata ad asciugare troppo, però ripeto, mi ha dato la sensazione che tenda un pochino a smontare. Quindi passiamo ai fatti, perché le parole già ne sono state dette troppe. Cominciamo la nostra rasatura.
Allora, prima passata pressoché completata. Ovviamente qua non è che posso andare a tagliare, non è che mi posso fare barba sul collo, anche perché non è che ci stanno tanti peli là. Anzi, praticamente nessuno, perché dato che i capelli me li taglio un giorno sì e l'altro pure. E infatti mi sono rifatto la boccia tattica. Che dire, prime impressioni molto veloci. Scorrevolezza fantastica, fantastica. Sarà merito del proraso rosso come per barba? Sarà merito della crema buona? Non lo so. Sapete le cose dopo che le provate tante volte, riuscite a capire bene di chi è merito. Quindi adesso mi sciacquo, acqua tiepida, come vedete sono intero, non mi sono sventrato. È rimasta giusto un po' di barba qua, ma vabbè. Compensiamo con il contropelo, mi sciacquo e torno. Rieccomi, viso lasciato umido e questi sono i risultati. Vedete, è rimasta un pochino di barba qua, qua, qua. Però ci sta, dai. Stiamo sempre al discorso, non sono open comb. E comunque, come avete visto anche con gli open comb, molto spesso rimangono dei peli malvagi. Riprendiamo il nostro pennello. Questa è l'attuale situazione. Leggera ravvivata la schiuma. Tanto ci sta qualcuno che sta a fare una retromarcia di quelle proprio prepotenti. E andiamo ad applicarla in viso. Ok, l'abbiamo applicata praticamente tutta, ne è rimasta veramente una caccola dentro la ciotola di montaggio, ne ho messa anche un po' di più, e procediamo al nostro caro contropelo. Partiamo come al solito da sotto e tiriamo la pelle. Allora, rasatura direi completata. Andiamo a vedere qua se tanto avessimo fatto qualche danno sulle basette. Tocca scorciare questa. Ok. Pure sotto, bene o male, ci stiamo. Allora, solide impressioni lampo. Regà, ha tagliato, eppure bene. Scorrevolezza, ripeto, veramente ottima. Ma mo, me vado a sciacquare e ci rivediamo tra mezzo secondo, tra uno schiocco di dita, come preferite voi. Così, tiriamo conclusioni generali e applichiamo il nostro Denim Raw Passion. V'ho detto uno schiocco, e uno schiocco è stato. Allora, sciacquato, e questi sono i risultati. Vedete, mi sono leggermente sgarato qua sotto, ma è la zona dove mi sono sgarato pure l'altra volta, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Però per il resto direi tutto ok. Tagliato molto bene, bello liscio, bello fresco. E che dire, che è una mondiale che c'ha il suo perché.
Non costa nemmeno uno sproposito, e ve lo assicuro, però garantisce un'ottima scorrevolezza, fragranza molto particolare, non rientra nelle solite fragranze che magari uno è abituato a sentire con prodotti, diciamo, commerciali da basso costo, ma è molto più di nicchia secondo me, infatti è l'ideale magari anche per un regalo. Ovviamente la moglie non mi ha pagato perché l'ho pagata di tasca mia quando la sono andata a comprare, tanto per mettere i puntini sulle i, e Edwin Jagger con la Concorde che infatti ha tagliato molto molto bene. Peccato che qua sotto, vedete? Però sapete che famo? Cerino emostatico. Ce li ho, Cataldo me li ha regalati e io li uso. Il cerino emostatico come funziona? Si bagna solo la punta. Non va acceso, assolutamente. E voi non immaginate quanto cazzo brucia. È una cosa mostruosa. Però dovrebbe fermare istantaneamente il sangue. E così sembra. Ovvio, un po' d'arrossatura ci sta, raga. Comunque anche una reazione. Vabbè, cerino emostatico messo. Però per il resto, vedete, abbastanza pulita come rasatura. Non mi sono sventrato più di tanto. Che cosa facciamo adesso? Andiamo ad applicare il nostro Denim Raw Passion. Questa è la sua colorazione. Tappamolo, non l'ho mai provato, non c'ho la confezione, quindi non ve posso di l'inci, mi dispiace, a parte che ho visto che non è che vi interessa moltissimo la cosa, quindi voglio dire, se qualcuno poi gli serve in particolare me lo dite nei commenti e magari ve lo metto là sotto. C'ha la solita bocchetta con il dosa gocce e infatti è una grandissima cosa in modo che non si evitano sprechi. Sfregata e splash. Mazza quanto è buono, spettacolare proprio. No raga, è buonissimo. Buonissimo. Cioè non me l'aspettavo. Da, te ne rubo un altro po'. Raga, eccezionale, veramente buono. Buono, buono, buono. Fragranza molto calda infatti. E si avvicina vagamente a quella del sandalo Mondial, ovviamente. Esistono 200 tipi di fragranze al sandalo, non possono essere tutte uguali. Però ci sta, e ci starebbe bene anche con la Proraso Rossa. Veramente interessante. Ottimo anche in viso, come vedete si asciuga praticamente subito. E non dovrebbe essere nemmeno male a persistenza, perché lo sento bello prepotente. Non ha bruciato moltissimo, giusto qua, ma vabbè, ci sta, avete visto il sangue prima pure voi. Che di? Mi piace. Vi assicuro che come finisco un aftershave, questo me lo compro perché è veramente buono ragazzi, veramente molto 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 buono. Fragranza dolce, ovviamente un po' legnosa, ma sento anche una punta quasi di frutta. Buono, 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 buono. E che dire, oh, sbarbata, tattica, mi è piaciuta, a parte vabbè, sto puntino qua sotto, ma ce lo sta, non siamo perfetti. Quindi, sot particolare, in quanto, ripeto, la Mondial non l'avevo mai usata, tantomeno il Denim Raw Passion. Piacevole scoperta, o meglio, riscoperta, sono state le Concorde, perché non mi avevano soddisfatto molto col fatto di pappesca, ma quest'oggi con Edwin Jagger, veramente ottime. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato, pollicione in su, sotto in descrizione, gruppo Facebook, pagina Facebook. Noi ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, io vi esorto sempre a rimanere collegati col canale in quanto a breve arriveranno delle news, non vi posso dire più di tanto perché non mi va, perché deve essere un po' una sorpresa. Magari qualcuno già avrà capito in quanto delle foto che ho postato. E proprio per questo vi volevo anche dire, se mi scrivete magari anche su Facebook oppure sui commenti di YouTube e non vi rispondo subito, mi dovete perdonare perché sti giorni non c'ho molto tempo per sta appresso, in quanto appunto sono anche impegnato in parte in quest'altra cosa e cerco di portarla avanti con tutte le mie forze perché, ripeto, è un progetto a cui tengo moltissimo. Questo è quanto, mi raccomando, come al solito vi auguro buone sbarbate a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao!